E va a partire a gioco ancora non chiuso, resto favorito Noa B, però quota ancora un po' salita, adesso 1,83. Terza corsa Miglio AB gara centrale del pomeriggio. Dunque ottimi anziani al via. è Il momento dello stacco stacco che avviene in questo momento. Buona partenza da parte di Liso P che scavalca eh, Namek RL Manuel Ramirez e contiene eh, Matilde Di Re costretta a restare all'esterno. Dunque Lissopi P battistrada, mentre c'è l'errore di Namek RL eh, che lascia così il secondo posto a steccata a Matilde dire che scende in corda precedendo Manuel Ramirez, più indietro gli altri concorrenti in coda a tutti vedete piro piro gesti, i cavalli affrontano la retta delle tribune viene avanti con eh, buona azione. Locomotion M che prova a scavalcare Manuel Ramirez. Nel frattempo, eh, l'ISOP sta cercando di graduare, ma riesce a farlo fino a un certo punto. Io ho qualcosa meno di 43 per i primi 600 metri ed ecco arrivare la bordata di Lorenzo Larosi di Noa B. davvero molto, molto potente. Locomotion M scavalca eh, l'ISOP e prova a reggere eh, la bordata di eh, Noa B davvero come sempre molto molto eh, avventurosa la tattica di Noah B che non pone assolutamente limiti alla propria aggressività. Il primo chilometro viene percorso in 1:12 eh, e mezzo nel, sul mio cronometro ed è a questo punto Poggio eh, che prova a sfruttare il gran ritmo che si è avuto sin qui per mettere in campo la sua progressione nei confronti di Locomotion M, sembra abbastanza provato Noah B che prova a reagire eh, Mentre anche l'inatteso Metello, in attesa almeno in questa circostanza, viene avanti per linee esterne. Sembra proprio che Natale Cintura e i suoi allievi siano per fare piazza pulita in questo centrale, nel quale Poggio ha preso un vantaggio importante agli avversari e dà l'impressione di poter reggere fino in fondo nei confronti di Loco Schonman, che riprova a rifarsi sotto, ma non c'è niente da fare. Grande, grande vittoria di Poggio, quota di 6,91, davvero strepitosa la Prestazione dell'allievo di Natale Cintura che ha vinto a quota di 6,91, eh, niente da fare per Noa B calato dopo duro percorso esterno e così dietro Poggio e Locomotion M alla migliore piazza nei confronti di un eh, inatteso metello, dunque 8-1-7, così recita l'ordine d'arrivo ufficioso della terza corsa di Palermo.